parliamo dei nuovi farmaci per l'epatite C. Ecco, che cosa è stato fatto finora? Possiamo cominciare a dire. Certamente, a breve si conclude il secondo anno della disponibilità in Italia di questi nuovi farmaci, la terapia orale per l'epatite C. Abbiamo vari farmaci, varie combinazioni che utilizziamo nei pazienti in rapporto al genotipo virale e alle caratteristiche cliniche. In questi primi due anni la terapia, per motivi di sostenibilità e anche di eticità, è stata priorizzata ai pazienti con malattia più avanzata, pazienti con cirrosi, anche con cirrosi scompensata, pazienti con precirrosi, con quelle fasi di fibrosi che precedono la cirrosi. E oggi è possibile fare un bilancio molto importante, sono stati trattati 60.000 pazienti in Italia, è possibile fare un bilancio degli benefici virologici ma anche clinici di queste terapie. Noi in Veneto abbiamo una piattaforma online che monitorizza tutti i trattamenti e gli outcome clinici e quindi abbiamo potuto valutare proprio recentemente i risultati clinici in 4.000 pazienti trattati, la maggior parte cirrotici. I risultati sono effettivamente straordinari. Oltre ad aver eradicato, eliminato definitivamente il virus in oltre il 90% dei soggetti, il dato più eclatante è il beneficio clinico. Noi abbiamo misurato le complicanze nel primo anno in questi pazienti rispetto a quello che conosciamo nella storia naturale e abbiamo potuto dimostrare che già nel primo anno le complicanze più importanti, quali lo scompenso, la mortalità per malattie di fegato, i sanguinamenti digestivi che sono tipici di questi pazienti, si sono ridotti di oltre la metà, in certi casi a un terzo, anche la progressione in epatocarcinoma, dando quindi dei benefici clinici innegabili che si traducono ovviamente anche in benefici economici, in costi risparmiati. Il costo è elevato perché è concentrato in un periodo molto bene di trattamento. Questi pazienti vengono trattati per 3-6 mesi e la spesa è tutta concentrata, ma poi il beneficio a medio e lungo termine economico, un autofinanziamento della spesa iniziale legata ai risparmi negli eventi clinici è sicuramente innegabile. Un aspetto appunto che dovrebbe far riflettere è proprio quello della riduzione delle complicanze nei pazienti ammalati. Ci sono altri paesi, come mi sembra di ricordare il Portogallo, che hanno sviluppato degli studi per dire quanti trapianti sono stati risparmiati. Su scala nazionale, nei 40.000 cirrotici trattati, noi possiamo stimare che in questi due anni siano già state risparmiate circa 2.000 morti per malattie di fegato e si sia ridotto di circa un terzo il numero di soggetti che richiedono trapianto di fegato. Però siamo di fronte alla sfida di allargare le cure ai pazienti definiti meno gravi, che sono un numero non del tutto definito. È indispensabile un allargamento per contrastare in modo efficace a livello di sanità pubblica questa infezione, questa malattia. Abbiamo iniziato con i pazienti più gravi. C'è la doppia faccia della medaglia. Io ho detto abbiamo ridotto di oltre da metà, un terzo, le complicanze, però alcuni pazienti, nonostante vengano curati in fase cirrotica, sviluppano complicanze. Il che significa chiaramente che bisogna trattare prima, bisogna trattare nella fase precirrotica. Quindi la nuova strategia deve essere quella di affrontare il controllo di malattia, trattando i pazienti in progressione, prima che sviluppino la cirrosi, quindi le forme di fibrosi meno avanzate, e trattare anche l'infezione, trattare chi trasmette l'infezione in modo da contenere la trasmissione. Si è anche sottolineato l'importanza che le regioni comincino, come dire, a potenziare, in qualche modo a riorganizzarsi per essere in grado di affrontare una presa in carico con numeri molto superiori a quelli gestiti finora. Assolutamente. Parliamo di 450 mila massimo di pazienti, non tutti probabilmente meritevoli di trattamento, in quanto molti potrebbero avere delle situazioni in cui il trattamento non è da ritenersi efficace. Quindi c'è da organizzare la diagnostica a livello del territorio, c'è da diagnosticare i flussi e le priorizzazioni nell'ambito dei trattamenti in un programma che deve essere un programma organizzato nel tempo, sostenibile, etico, che ci porti in progressione nei prossimi anni a controllare la malattia.
Ecco, un'ultima proprio specifica sul prezzo, no? In questo dibattito sul costo di questi nuovi farmaci innovativi, di recente il presidente dell'Associazione dei Pazienti Ivan Gardini ha fatto notare che, come dire, costano tanto, sì, ma non tanto di più dei farmaci che si usavano fino a qualche anno fa e che non avevano assolutamente questi esiti di trattamento. Assolutamente, poi se lo chiede un clinico, io come clinico che sono a contatto con i pazienti ovviamente non posso che dire che la spesa deve essere sostenibile, il sistema la deve sostenere trovando appunto le modalità più adeguate. La sostenibilità significa prezzo etico da parte delle case farmaceutiche, significa competizione tra di loro nell'abbassare il prezzo, negoziazione prezzo-volume, che in Italia sicuramente esistono importanti volumi, e gradualità di approccio. Certamente se noi facciamo una spending review, non ne vogliono gli altri clinici di altre specialità, se facciamo una spending review rispetto al costo-beneficio delle nostre terapie, io credo che l'epatite C ne esce vincente, perché si tratta di terapie che interrompono la cronicità.